tutte ragazze, ha come domanda con un mini haul molto al volo. Diciamo è un haul inaspettato perché non pensavo di dover comprare queste cosine. E sono stata l'altro giorno da Aeroplanet e sono andata lì con l'intenzione di comprare degli shampoo ultra dolce perché erano in offerta a 1,19 euro, quindi comunque un prezzo molto molto conveniente. Vicino alla cassa vedo lo stand Maybelline scontato al 50%. Cioè, non potevo farmi scappare questa cosa. Era rimasta davvero molta molta poca roba e sconfusionata, ma ho trovato, premetto che vorrei provare il famosissimo correttore Instant Anti-Age della Maybelline, che non riesco a trovare da nessunissima parte, anzi se qualcuno di Roma mi sa dire dove lo trova, fatemelo sapere, perché sono andata addirittura alla Coin a San Giovanni, che è enorme, convinta ci fosse la Maybelline e non c'è proprio lo stand Maybelline, quindi boh. Sai di fatto che in questo stand scontato al 50 non ho trovato il correttore, ma ho trovato il fondotinta e visto che comunque era scontato ho voluto provarlo. Ed è appunto l'Instant Anti-Age Cancella Età. C'erano solo due colorazioni, questa e una molto più scura, questa è la 21 Nude. E che per me è ancora un po' scurettina, però sfumato bene e si può fare, insomma. Poi 50% è normale che non trovi colorazioni, cioè questo grande assortimento. È carino perché ha questa spugnettina e si gira e esce il prodotto, lo applichi così e poi lo sfumi. L'ho sfumato con una spugnetta e lattice. L'ho usato la sera stessa che l'ho comprato e mi è piaciuto moltissimo. In generale a me i fondotinta non fanno impazzire, perché comunque non avendo fortunatamente grandi imperfezioni a livello di pelle, preferisco molto di più o i fondotinta minerali o le BB cream, comunque prodotti non troppo coprenti che mi fanno quel pastone sul viso. E quindi diciamo che i fondotinta non sono fra i miei prodotti preferiti. Ma devo dire che questo mi è piaciuto davvero tanto. Ovviamente questa è una prima impressione perché l'ho utilizzato solo quella sera. L'effetto era molto molto naturale, ha una copertura media e mi è durato tutta la sera, mi è piaciuto davvero davvero molto. Poi ovviamente vi farò sapere in seguito, penso magari di sfruttarlo di più quest'inverno, che magari sono più ancora più chiara e quindi necessito di un fondotinta un po' più forte tra virgolette, non del fondo minerale che sto utilizzando più che tutto adesso. E quindi questo qui veniva a 12 euro e l'ho pagato 6. Peccato appunto che non ho trovato il correttore. Sempre nella Maybelline c'era un cestino strapieno dei Color Tattoo, che ne ho sempre sentito parlare strabene, ma non li avevo mai trovati, sia un po' per il prezzo e poi comunque non sono una grande amante degli ombretti in crema, preferisco di gran lunga i classici ombretti in polvere. Ho preso la colorazione 40 Permanent Taupe. Non so se riuscite a leggerlo. E devo dire, sono veramente contenta di questo acquisto, anzi vi dirò, se ritorno da Aeroplanet vorrei magari vedere se c'è qualche altro colore che mi piace. È questo proprio color taupe, un color tortora, che ho usato anche questo la sera stessa e magari vi lascio qui la foto del trucco che ho fatto quella sera. Allora, è bellissimo, ha questo colore completamente opaco ed è sfumato questo qui. Si sfuma benissimo sia con le dita, sia con le dita che con un pennello. E è bello sia, io lo sto utilizzando tantissimo da appena l'ho comprato e lo utilizzo sia su tutta la palpebra per trucchi diciamo più veloci, sia nella piega dell'occhio, mi piace tantissimo, ha una durata eccezionale, non va assolutamente nelle pieghe, anche perché sì, è un ombretto in crema, ma non è di quelli particolarmente cremosini e morbidi, è molto, cioè è morbido da sfumare. Però non è di quelli eccessivamente morbidi che rigira vanno nelle pieghette. Quindi questo è assolutamente un prodotto per me favoloso e che ho pagato, veniva a 10 euro, l'ho pagato circa 5, veniva circa 10, 10, 11. E quindi sono davvero stracontenta
stracontenta perché mi piace moltissimo. Invece va da OVS, no, da scarpe, mi sbaglio sempre OVS pensando alla Catrizia, invece no, OVS Saga. E non so, magari fateci un salto anche voi se vi interessa dove trovate la Catrice. Ci sono molte molte cose scontate a 1,99 euro. E ho preso, stava in questa custodia che ho già levato, questo pennellino. Ed è un pennellino doppio, da un lato ha la punta angolata da eyeliner. E dall'altra questa punta storta che servirebbe sempre da eyeliner o da perfume, che è un pennellino molto piccolo e da perfezione. Lo volevo provare da tanto questo pennellino perché penso il fatto che sia così mezzo storto sia comodo da applicare, per applicare appunto l'eyeliner, perlomeno proprio per fare la codina finale. Ancora non l'ho provato, però sinceramente per 1,99 euro l'ho preso. E poi c'era dei blush, un blush perché solo alcune colorazioni sono scontate, forse sono quelle che andranno fuori produzione e di cui mi sono follemente innamorata. È questo blush qui, Defining Blush, ed è il numero 50, Apropos Apricot. È fantastico. Appena l'ho visto ho detto no, questo è mio. È questo colore qui. Non so quanto. Spero, guarda, spero che riesco a farvelo vedere perché è bellissimo. Tra l'altro l'ho preso il pomeriggio che avevo girato il video dei blush della Makeup Collection. Ho detto, vedi, cavolo, lo potevo inserire. Ed è questo colore qui. È proprio un color pesca. E con dei brillantini dorati all'interno. Ma è bellissimo. Vediamo se con la luce riesco. Ecco. È davvero stupendo. L'ho messo l'altra sera e tra l'altro ha una durata pazzesca, mi piace davvero molto e anche un buonissimo profumo e mi piace davvero tantissimo questo colore bellissimo. Se vi capita, se avete un Catrisse, uno stand Catrisse nelle vicinanze, fateci assolutamente un salto perché appunto anche questo l'ho pagato 1,99 euro. Poi allo Stand Essence ho preso un altro primer alla Offstage perché quello che sto usando adesso sta terminando e mi sono decisa, diciamo, di prenderlo in tempo perché ho notato che non si trova più tanto facilmente gli stand. Infatti l'ho preso al terzo stand girato perché non ce n'erano, però insomma non dovrebbe andare fuori produzione che io sappia, e anche perché per me sarebbe un problema vero perché è l'unico primer che proprio lo metto la mattina e con l'ombretti e la sera ancora perfetto, quindi non deve andare fuori produzione. Poi, non so che farvi vedere per prima. Il pezzo forte lo lascio alla fine. Ho fatto l'ordine da Estée Lauder, non so se tutti lo sapevano. Allora, c'è stata una promozione, c'erano in offerta e sono durati pochissimo dei mini rossettini del nuovo rossetto uscito, che si chiama il Pure Color Envy. E non so se si dica così effettivamente. In pratica questi mini rossettini erano venduti a 5 euro e si poteva, c'era questa promozione che potevi scegliere poi 4 campioncini a tua scelta. In più, se ti registravi avevi la spedizione gratis. Quindi io in pratica mi sono portata a casa queste cose a 5 euro, senza spedizione. Ha voluto fare l'ordine anche mia madre, quindi ne abbiamo presi due. Vi mostro un po'. Comunque fateci un salto perché io la prima volta che l'avevo visto l'ho letto da una ragazza su Instagram, ma era già andato sold out il rossettino. Ma dopo pochi giorni, nemmeno una settimana, l'hanno rimesso, quindi insomma fateci spesso un salto. Allora, il rossettino è questo qui. Per farvi vedere la grandezza, è grande quanto un mignolo. Quindi è davvero una mini size, però io non so voi, dato che ho anche due mini size così di Diego Dalla Palma, io ci faccio una vita, anzi, ma magari li facessero tutte le marche queste cose, perché io onestamente li comprerei anche, ed è appunto questo rossettino che arriva al massimo fino qui. Vi ho detto non è molto, ma
specialmente se prelevato con il pennello, che se ne usa ancora meno, e secondo me dura. Ed è un colore davvero bellissimo. Questo rosso ciliegia. È completamente opaco. Se vedete i brillanti intorno sono quelli del blush. E mi piace davvero molto. Non vedo l'ora di provarlo. È davvero molto molto bello e intenso come rosso. E appunto questo è il 340 Envious. Poi per i campioncini da scegliere, io ho scelto allora un siero riparatore, diciamo antirughe, che è questo qui, l'Advanced Night Repair, che l'ho preso essenzialmente per mia madre, visto che abbiamo deciso in seguito di fare un altro ordine. Sono carinissime queste mini size, e questo qui, anche questo appunto è la grandezza del rossetto di prima, per farvi vedere, leggermente proprio più grande. Però secondo me sono carine appunto per provarle, anche perché Estée Lauder non è proprio fra i brand più economici, quindi un rossetto, se non sbaglio, questo qui, il grande, la full, viene 38 euro, quindi non è proprio accessibile a tutti. Poi avevamo scelto una CC Cream, che ha un tubettino minuscolino, questa qui. Probabilmente il contenuto che c'è all'interno, anche perché sono 5 ml di prodotto, sarà pari a quello dei classici campioncini, gira che uno che rigira. Però è molto più carino. Boh, mi soddisfa di più. Lo so, è una cavolata, è proprio una cosa mentale alla fine. Poi abbiamo scelto una, se non sbaglio, un contorno occhi. Sì, un Global Anti-Age Eye Balm, che è questo qui. Ed è anche questo un tubettino. Ed è questo qua. E infine, che forse fra tutti è quello meno mini, un mascara che è il Sumptuous Infinity. Che è questo qua. Che come vedete, come quelli che tipo si trovano negli Anthony giornali di Chanel, Lancôme, che non so voi, ma a me durano una vita. Ed è questo qui. Ed è questo mascara con questo scovolino, con tutti questi dentini fitti fitti fra di loro. Ancora non l'ho provato e sono molto molto curiosa. Queste sono le cose che avevo preso io, e mia madre ha preso, diciamo, alla fine le stesse identiche cose, solo che invece del siero notte aveva preso il fondotinta, e qua ci è rimasta un po' male perché ci aspettavamo la mini tubettino come gli altri. Invece è arrivato il campioncino, che è un ml, quindi questo è proprio giusto da un'applicazione. Però vabbè, insomma, meglio di niente. Con 5 euro ci siamo prese tutte queste cosine, e quindi diciamo sono contenta così. Però ecco, appunto, vi consiglio di dare spesso un'occhiata al sito, perché secondo me ne vale la pena. E ora il pezzo forte. Ah, non è vero, c'è più un'altra cosa. Ho ricomprato le salviettine struccanti della Isere, quelle che si trovano all'Lidl, perché tra l'altro le ho finite, e le vedrete poi nel video dei prodotti finiti. Mi ci trovo benissimo, sono le uniche che non mi fanno bruciare gli occhi. E ora veramente il pezzo forte. Non so quante di voi seguino Mia, conosciuta come Gnappetta. Io la seguo e ce l'ho anche su Instagram, e tempo fa e avevo visto che aveva messo un mini video dove faceva vedere che aveva un rossetto, faceva così sulla mano e non rimaneva l'impronta del rossetto. Ed era questo rossetto molto intenso e molto bello, e mi aveva particolarmente colpito. Tra l'altro, la marca di questo rossetto è di un negozietto che si trova proprio vicinissimo a casa mia. E quindi oggi mi trovo da quelle parti e ci sono passata. Si tratta della Coast, questa marca qui. Che onestamente a Roma, a parte a Ciampino appunto dove l'ho presa io, non ho idea di dove si trovi. Ma l'ho sempre un po' sottovalutata, ma oggi che ci sono entrata, delle cose davvero molto carine. Adesso ho anche dei saldi, e i prezzi sono tipo Essence, per capirci. Ho preso appunto questa tinta labbra, si chiama Lip Varnish Finish Matte.
ed è il numero 04. Ah, ci sono parecchi colori, penso che a breve andrò a prenderne un altro perché mi ha lasciato senza parole. Questo, come vedete, è un bellissimo fucsia. Ve lo faccio vedere sulla mano. È bellissimo. Eccolo qua. È un fucsia e bello, 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 bello. Eccolo qui, lo metto con la luce così lo vedete meglio. È proprio un bel colore pieno. Lo metti sulle labbra. Tempo nemmeno un minuto. Cioè, appena lo metti lucido, tempo nemmeno un minuto e risulta completamente matte e ha un effetto vellutato. È davvero bellissimo. A me ha ricordato come effetto, non so se sto per dire un'eresia, I lucidi alla labbra e della... Porca miseria. Della Line Crime, se non sbaglio si chiama. Questa marca ha questi lucidi alla labbra bellissimi, che fanno questo effetto vellutato. Bellissimo, vi lascio qui magari la foto di oggi che ho messo su Instagram che l'avevo indossato. L'ho messo, vi dico, al volissimo proprio perché volevo vedere come rimaneva. L'ho messo alle 10 e un quarto di mattina. Ci ho bevuto, ci ho mangiato a pranzo, ho dormito, ho fatto la doccia alle 5 e avevo ancora l'alone di colore. Diciamo, il grande è andato via dopo le 3. Ma dalle 10 alle 3 era perfetto, intatto. E veramente, se voi quando si asciuga e diventa completamente opaco, cominciate a fare così sulla mano, non vi lascia nessunissima traccia. È davvero fantastico. Io lo trovo un prodotto davvero ottimo, soprattutto per chi magari sta fuori tutto il giorno e vuole una tenuta perfetta tutto il giorno per cerimonie, per eventi un po' più particolari, ma senz'altro anche tranquillamente da tutti i giorni. Infatti, visto che questo ha un colore un po' bellissimo ma un po' particolare, vorrei tornare per prendere un colore, diciamo, un po' più nude, che infatti l'avevo visto e mi piaceva, quindi penso che ci tornerò presto. Niente, ragazze, questi sono stati i miei mini acquistini di questo periodo e ci vediamo al prossimo video. Aspetto i vostri commentini, fatemi sapere se avete provato qualcosina. Ciao ragazze.